delle condizioni microclimatiche certamente non aiutano. La situazione è una situazione critica che stiamo comunque fronteggiando con le nostre forze, con l'impiego di tutti i nostri mezzi e anche con il supporto, soprattutto con il supporto delle forze dell'ordine, con le quali noi, ricordo, abbiamo stipulato due convenzioni affinché si potesse in qualche modo sopperire a questo periodo di transizione che deriva anche dalla dismissione de facto dell'ex corpo forestale dello Stato. Abbiamo avuto degli incendi importanti, soprattutto in zone impervie, per ora insomma, non hanno, se non limitatamente lambito gli abitati. Incendi generatisi per autocombustione non li ho visti mai nella mia ormai purtroppo lunga esperienza. Per cui credo, come stiamo ragionando in conferenza delle regioni fra gli assessori delegati alla protezione civile, che sia ormai ora è tempo di modificare questa norma tesa a una più incisiva repressione degli incendiari.